Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in una nuova recensione. Oh, finalmente oggi ci troviamo di fronte a un film che cercavo da tantissimo tempo, ma veramente tanto, non so quanto lo stesse cercando questo film. E finalmente sono riuscito a trovarlo, perché dovete sapere che se a me interessa un film, faccio di tutto per trovarlo, scovarlo. Sono come un segugio alla ricerca di dei funghi nei boschi, dei tartufi. Quindi sappiate che se fate anche un filmetto porno da underground a 4 soldi, il James Whale ve lo scoverà. Cazzata a parte, il film di oggi purtroppo non ho l'esclusiva di portarlo io perché sono stato anticipato da un altro YouTuber che fa recensione di film horror. E in mezzo a alle sue recensioni c'è anche la recensione di questo film. Vabbè, comunque, se non sono il primo, sono il secondo. Per finire, il discorso sulla reperibilità è stato veramente difficile. Ho trovato su un defunto, ormai si può dire, Emule. Al momento non so neanche più come si usa, però grazie a Emule sono riuscito a recuperare. Il film che sto parlando è Deliria del 1987 di Michele Soavi, accreditato nei titoli di testa come Michael Soavi. Mi è venuto un po' da ridere perché Michael Soavi sembra più un nome da gangster newyorkese degli anni 30. Vabbè, comunque è un film italiano, è fatto con attori americani perché molti film italiani, come anche Dario Argento, registi come Dario Argento, Gio D'Amato, appunto Michele Soavi, poi altri registi, facevano film con attori stranieri. Quindi non saprei dire se questo film è stato girato in Italia o in America, vabbè, comunque poco importa. È una produzione italiana, comunque, con attori, diciamo, misti, un po' italiani, un po' americani. Allora, il film, due parole sulla un'opinione generale subito. Allora, il film è un film molto bello, mi è piaciuto molto. Però presenta un'enorme quantità di cazzate, come tutti i film slasher, alla fine. Perché i personaggi sono stupidi, ma perché si comportano da stupidi? Perché lo slasher è un genere in cui c'è l'assassino che uccide le vittime, quindi se riescono a ragionare in maniera da persona intelligente, il film non durerebbe niente. Quindi deve durare quell'ora e mezza, quindi è chiaro che si devono comportare da stupidi. Comunque, almeno qua vediamo una collaborazione di fondo tra i personaggi, cioè collaborano, però ne parlerò dopo. Ora, la trama e poi passo al filo cellulare con gli appunti. Allora, siamo in un teatro dove si stanno facendo le prove per uno spettacolo che debutterà pochi giorni dopo, della prova che stanno facendo. E sono in estremo ritardo perché hanno ancora dei problemi di recitazione, di gente che non sa bene cosa fare della propria parte, eccetera. La protagonista si chiama Alice. C'è cioè la protagonista di questo spettacolo. Il problema è che Alice si è fatta male a una caviglia. Non credo si faccia vedere come si è fatta male, o forse sì, non lo so, ma forse non sono stato attento io a quel punto, però viene fuori, si scopre che ha male una caviglia. E quindi non riesce a camminare e decide di andarsi a far vedere all'ospedale. E qua arriviamo già alla prima cosa che reputo una stronzata.
No, una stronzata no, però una cosa molto forzata, ecco, che si vede che è stato fatto proprio per dare l'espediente a tutta la vicenda. Appunto, va a farsi notare, no, notare, va a farsi vedere per la gamba in un ospedale psichiatrico e dove è stato appena rinchiuso un assassino che si dice che abbia fatto fuori 16 donne. Facendole a pezzi, è stato rinchiuso in questo ospedale psichiatrico. In un qualche modo riesce a scappare e riuscirà a rintanarsi nel teatro dove chiuderà tutte le porte di sicurezza, insomma, tutti gli attori, compresa Alice e l'altra che si chiama Betty, che poi erano tornate per tornare alle prove. E quindi sono intrappolate lì dentro con questo omicida che ucciderà tutti. Ho tralasciato alcune cose della trama, ma perché le volevo spiegare adesso. Guardando gli appunti mi sono segnato praticamente solo diciamo forzature della trama, della sceneggiatura. Mi sono segnato ben poche altre cose. Allora, la prima scena che si vede è, però, cioè, non so se era da notare, però, insomma, mi sembra una forzatura anche questa. Quando stanno per uscire Alice e Betty dal teatro, per farsi aprire la porta, diciamo, dal custode del teatro, questo custode ha un gatto nero e quindi questo gatto gira per il teatro. Nel momento in cui stanno uscendo Betty e Alice, si vede il gatto nero che gli passa davanti. Allora Alice dice, prima Alice mi è passato il gatto davanti, il gatto nero davanti, quindi speriamo che vada tutto bene, una cosa del genere. Quindi questo vuol dire il fatto della superstizione è forzato perché cioè, ti passa un gatto nero davanti e dopo poco muori per via dell'assassino, va bene, anche se non ci facevi vedere questa scena del gatto, lo capivamo lo stesso che morivi praticamente perché non sei un personaggio principale, quindi vieni tagliato fuori subito. Infatti, è la prima che viene uccisa. E quindi, sì, infatti, ci vede perché ci fa capire che è una superstizione se dice questa cosa. E appunto gli passa il gatto davanti e dice: ah, allora speriamo che vada tutto bene, che il gatto mi è passato davanti. Mi sembra appunto una forzatura. Sì, poi un'altra forzatura. No, prima di arrivare a dire, prima di partire, guardano sull'elenco gli ospedali nella zona, no? Allora, gli capita sì, sott'occhio, un ospedale che si trova proprio a 5 minuti dal teatro, perché devono far presto, perché il regista dello spettacolo, è uno stronzo, dopo ci arriverò anche a questo, è uno stronzo totale che se ne frega se ha male, la vuole sulla scena perché deve provare e se ne frega se c'ha male, quindi non la lascia neanche andare via, quindi devono andare via di nascosto, diciamo. Appunto, guardano sull'elenco, gli capita questo ospedale vicino. Però guarda caso, l'ospedale più vicino è un ospedale psichiatrico, guarda caso, proprio per forzare bene la situazione.
È proprio un ospedale psichiatrico che se ne fregano se è psichiatrico, perché c'è l'ospedale psichiatrico e l'ospedale normale. Fanno due cose diverse. Non puoi farti andare a vedere la gamba da un medico psichiatra, per dire. È come se io andassi a far cambiare le gomme della macchina in carrozzeria. Cioè, non ha senso. Vabbè, comunque, e appunto se ne accorgono. Arrivano davanti e dicono: ma questo è un ospedale psichiatrico, cosa ci facciamo qua? Beh, altro dice: beh, sono dottori comunque, quindi riusciranno a darti un'occhiata. Ed entrano. E infatti c'è quella della reception dell'ospedale che inizialmente vuole mandarle via, perché giustamente non ci stanno a fare niente lì, non li possono dare le cure adatte in quel posto. Invece c'è un dottore che dice: no, no, fammi vedere, gli fa vedere la gamba e guarda caso anche qua passano davanti, no, in quel momento portano dentro il tizio che sapremo già che lui è l'assassino. Portano dentro il tizio che appunto è l'omicida. E poi troviamo un'altra cagata. Sì, non le dico tutte perché ce ne sono parecchie veramente, quindi vorrei anche un po' tagliare tutto perché sennò il film è piaciuto, cioè, sia chiaro, il film è piaciuto, solo che c'ha molte cose che lo forzano. A livello di trama non è che ci siano tanto, perché potevano renderlo meno forzato. Appunto, mettono dentro una cella questo diciamo pazzo che si chiama, non mi ricordo il nome. Si chiama, vediamo se lo vedo al volo. Comunque lo legano al letto e ci sono. Ecco, si chiama Irving Wallace. Irving Wallace, il pazzo. Lo mettono dentro sta cella e lo legano al letto. E escono, chiaramente lo lasciano lì. Poi se ne vanno le due tizie dopo che sono state controllate la gamba. E scopriamo che quando poi passano, guardano dentro la cella, vedono uno ed è l'infermiere che ha ucciso Irving Wallace perché in un qualche modo, non si sa come, magari interpretato l'attore che lo impersonava, David Copperfield, perché pur essendo legato al letto, riesce in un qualche modo a slegarsi, fuggire, uccidere il dottore e metterci lui, senza che nessuno se ne accorge in un qualche modo. E appunto qua è stato anche il coglione, l'infermiere che è andato dentro e ha chiuso anche la porta per portarli, mi sembra, delle siringhe, così. Cioè, fate accompagnare da un altro. Cioè, sapete che questo è un pazzo omicida, ci va uno solo. Vabbè, in un qualche modo, appunto, riesce a intrufolarsi nella macchina di Betty, che ha la chiave per rientrare nel teatro. Rimane nascosto finché non arriva nel teatro. Loro vanno dentro, guarda caso, però guarda caso, quando vanno dentro, Betty si è dimenticata che ha lasciato i fari della macchina accesi. Cosa fa? Torna lì, guarda caso, anche qua inizia a piovere, a diluviare, e viene ammazzata. Quindi abbiamo la prima vittima. Appunto, recupera la chiave del teatro, entra, chiude la porta e poi c'è lo svilupparsi. Ora, trama diciamo finita. Partiamo. Allora, il film appunto a fronte di questa trama un po' buttata lì così, senza spiegare molte cose,
perché accadono molte cose. Il film è veramente girato bene. Cioè, Michele Soavi ha una mano molto alla Dario Argento, anche io ho notato la Mario Bava, tutti diciamo maestri del genere. Infatti, ha collaborato anche con Dario Argento, quindi si vede la sua mano di Dario Argento, si vede la scuola che gli ha fatto, ecco. E troviamo delle soggettive dell'assassino, dei vari personaggi. Troviamo anche un espediente tipo la Profondo Rosso, in cui si vede nella scena in cui esce per spegnere le luci della macchina. Troviamo la ripresa di lei che è seduta dentro la macchina, però la telecamera è nel posto dietro al guidatore. E mentre vediamo questo diluvio, noi possiamo scorgere una figura che passa correndo e a un primo occhio, perché diluvia veramente tanto, non si può. Cioè, non si può, è difficile notarlo. Io l'ho notato perché per culo ho visto. È come il profondo rosso, anche se non ti fa vedere l'identità proprio dell'assassino, però c'è questa figura. È girato molto bene, una fotografia molto, molto buona. Niente da dire su questo, è veramente girato bene. Riesce anche, non mi ha fatto paura, non fa paura, però ti tiene lì con la tensione. A parte una scena che dirò dopo, che lì proprio veramente ho messo la mano sul tablet perché un po' mi stavo cagando addosso. Prossimo punto che volevo. Ecco, c'è i soliti cliché dei film, diciamo. Ambientati in un teatro dove si vedono le compagnie teatrali, eccetera, perché ce ne sono di film di questo tipo. Ci sono i vari cliché. Intanto il regista diceva uno stronzo, perché in questi film il regista deve essere sempre uno stronzo della Madonna che è sempre scoglionato. Sì, è che cioè uno stronzo. È uno stronzo. Poi abbiamo il gay, abbiamo la puttanella, abbiamo la coppia che ha dei problemi, abbiamo il produttore dello spettacolo che è un ricco e schifoso maiale perché ci prova con le attrici e basta poi. Quindi questi cliché di questi film che devono ricalcare sempre le orme degli altri film. Punto. Altro punto che mi sono segnato è appunto l'entrata in scena dell'assassino, che la seconda uccisione troviamo che l'assassino si traveste, perché l'assassino si traveste da diciamo che si mette una maschera da piccione, da aquila e siccome questo costume lo doveva indossare Brett, che è il gay lì in mezzo, appunto nel camerino ovviamente, poi in un primo momento non capivo molto bene l'entrata dell'assassino in scena, perché dicevo, beh, il costume lo doveva mettere Brett, arriva e perché cosa fa?
arriva in scena per provare, tira fuori un coltello e il regista dice: ma che cazzo c'entra col coltello? E poi si mette a pugnalare la donna con cui deve provare la scena. E quindi c'è questa uccisione davanti a tutti. Si vede che, poi dopo si vede che stanno tutti scappando dall'assassino e trovano che c'è un altro con la maschera uguale, lo prendono a picconate e chiaramente pensano di averlo ucciso, lo smascherano ed era Brett. Quindi mi viene da pensare che avessero due costumi uguali, quindi a Brett gli ha dato magari una pacca in testa, l'ha legato così poi quando si è ripreso girava e ha fatto quella fine e lui si è premesso l'altra maschera, ecco. Quindi abbiamo anche questo colpo di scena che crediamo che magari viene ucciso l'assassino a 50 minuti di film e poi non è lui. Cioè, poi c'era da aspettarselo perché se poi c'è anche mezz'ora in più di film, chiaramente non può essere veramente l'assassino quello. Vabbè, comunque, le uccisioni di questo film sono molto crude e cruente. Io fortunatamente ho visto la versione, penso, integrale, perché c'erano degli spezzoni in inglese, quindi penso che se fosse stata l'italiana, quei pezzi non c'erano. Ed è parecchio splatter questo film, con degli effetti speciali anche buoni. Troviamo delle scene splatter, come taglio di testa, una donna divisa a metà, con la motosega, eccetera. Quindi anche per gli amanti dello splatter questo film convince. E una cosa che appunto mi collego allo splatter, descrivendo i metodi di uccisione. Sono abbastanza originali, a partire già dal primo omicidio, quando muore Betty, che l'assassino gli pianta, diciamo, un piccone proprio in bocca. Quindi io non l'avevo mai visto in un film una scena del genere. O il secondo omicidio, quello che ho appena spiegato, di Brett, che cioè, non di Brett, dell'assassino che entra in scena e col coltello pugnala l'altro. Ok, va bene, una pugnalata si vede quasi in tutti i film slash. Però proprio davanti a tutti non ci si aspetta una cosa del genere, che davanti a tutti proprio gli altri personaggi possa capitare una cosa del genere, anche perché capita 20 minuti di film, quindi un'altra cosa positiva da quei 20 minuti da quei 20 minuti poi succede questa cosa fino alla fine, si ha una lotta per la sopravvivenza. Quindi il film prende piede anche molto presto. E anche per questo che mi è piaciuto, perché appunto non è morto come molti altri film. Appunto, sono molto originali i metodi di uccisione. Troviamo che anche se questi personaggi agiscono in gruppo, perché nella stupidità almeno hanno la decenza di agire in gruppo, di stare sempre insieme, però l'assassino li riesce a uccidere comunque, anche se sono in gruppo, quindi non è vero che cioè, tra le regole che dice Scream, dice non dividetevi mai, perché non è vero, cioè, magari capita solo in questo film, però non è vero, perché l'assassino li riesce a uccidere comunque, anche se sono in gruppo. Adesso non voglio spoilerare le scene di uccisione perché meritano di essere viste. Poi c'è una scena in particolare che dirò tra poco,
diciamo che penso che sia la scena del film. Appunto, il film non fa paura, però a parte una scena in particolare, che ho detto, ho messo la mano davanti al tablet perché appunto mi faceva angoscia. Troviamo una scena che secondo me è un rimando perché l'inquadratura è la stessa. È un rimando alla casa con la scala nel buio, un altro film in cui Soavi ha fatto l'attore. Ha fatto l'attore, interpretava, vabbè, non vero, non lo dico, però ha fatto l'attore anche in La casa con la scala nel buio, che poi è stato fatto l'anno prima di questo. Quindi fresco fresco. Oltretutto interpreta anche uno dei due poliziotti che rimane al di fuori del teatro nella macchina per controllare la situazione. Appunto, siamo verso la fine, cioè c'è rimasta solo Alice, che entra diciamo, negli stanzini, nel corridoio, sotterraneo, dove ci sono tutti gli stanzini, e quindi troviamo la cinepresa alle sue spalle che la segue fino alla fine di questo corridoio. Quindi noi veramente siamo lì che ci caghiamo addosso perché se è come io pensavo adesso è come la casa con la scala nel buio che si vede ugualmente l'inquadratura è uguale, è lui che cammina, all'improvviso esce da una porta l'assassino. Quindi io avevo per questo motivo la mano. E invece no, arriva fino alla fine dove ci sono le docce, dove entra, vede la tenda della doccia chiusa, con però il sangue, no? Va lì per aprire e c'è una che sta per morire, non mi ricordo chi. Però intanto dietro sta arrivando l'assassino, sente i passi, quindi si nasconde nella doccia di fianco. L'assassino arriva in soggettiva, si vede che prende quella che sta per morire per andare a fare la cosa che si vede nella scena che dirò tra poco. Però lei è a 20 centimetri di distanza perché si nasconde dall'altra doccia, però c'è una fessurina dalla tenda, quindi è veramente lì per essere vista. Quindi è una scena proprio cardiopalma questa, che mi è piaciuta veramente tanto. Appunto, prende questa donna per fare la scena, per fare una cosa che si vede, che appunto penso che sia la scena migliore del film, in cui allestisce allestisce sul palco, diciamo, tutti i cadaveri, in modo che sia una scena teatrale. Poi si siede sul trono, diciamo, su una poltrona e lascia la chiave per aprire le porte del teatro in una fessura nel pavimento. Quindi Alice torna indietro perché vuole, diciamo, uscire e la vede che è questa chiave conficcata, quindi va al di sotto, sotto il palco, per cercare di prenderla. Solo che l'assassino c'è il gatto del custode sulle gambe che si accorge. Il gatto si accorge che qualcuno sta ravanando sotto per prendere la chiave e quindi fa insospettire l'assassino che si mette sulle tracce di Alice. Lei riesce a prendere la chiave e corre verso la porta, qui altra strozzata, che inizia a girare, tipo fa 16 giri di chiave e la porta non si apre. Poi deve essere costretta a scappare perché l'assassino l'ha raggiunta praticamente. E quindi va sopra,
dove ci sono, diciamo, i controlli delle luci, sì, delle luci, delle lampade. L'assassino la raggiunge con l'accetta e lei riesce a liberarsi di lui con un estintore. Poi lo spinge sul cordolo del piano sopra e lui cadendo si aggrappa una corda. Qui altra ennesima stronzata, però quella proprio finale dopo ve la dico perché fa abbastanza ridere. Invece di farsi furba Alice, perché aveva lasciato lì l'accetta, l'assassino, invece di farsi furba a prendere l'accetta e magari aspettare che l'assassino risalga dalla corda che magari quando spunta la testa gli conficca l'ascia in testa, cosa fa? Mentre sale, l'assassino inizia a tagliare la corda con l'accetta. Va bene, sì, abbastanza alto, saranno una decina di metri. Però cioè, molto, perché si sa che poi in questi film l'assassino torna una seconda volta. Quindi cosa fa? Taglia la corda, fa un volo da manicomio e cadendo sbatte la testa proprio con la nuca in un tavolo, quindi sembra proprio morto. Però lei torna giù, va finalmente alla porta per aprire, però cosa fa? Non è che gira alla larga dall'assassino, li passa proprio sopra, quindi lui chiaramente si sveglia, la prende per una gamba e colpo di culo, di fianco c'è un fuoco, diciamo, un fuoco acceso, glielo butta giù, lui prende fuoco. Però attenzione. Appunto, arriva lì dalla porta, adesso che stranamente fa due giri di chiave e la porta si apre. Fuori c'è la polizia che l'aspetta, poi arrivano anche i giornalisti, qua proprio siamo a una stronzata, non è una forzatura, è proprio la coglionaggine di questi giornalisti perché fanno delle domande proprio cretine, dicono, gli chiedono: ma come avete fatto a stare lì dentro con l'assassino tutta la notte? Oppure, no, l'altra non mi ricordo, però mi ha colpito questo: come avete fatto a rimanere con l'assassino dentro il teatro tutta la notte? Ma guarda, perché avevano voglia di stare con un pazzo furioso, quindi l'hanno invitato, hanno chiuso le porte a chiave e hanno voluto giocare a farsi ammazzare tutta la notte. Queste domande cretine proprio. Ultima cagata, forzatura, poi finisco la recensione. A mattina dopo, appunto, lei Alice esce dall'ospedale. Non sembra neanche traumatizzata da quello che è accaduto. Però cosa fa? Si è dimenticata dentro un orologio che vale molti soldi e quindi decide di tornare. Vede il custode che gira lì in bicicletta e gli dice: posso entrare che devo recuperare l'orologio? Fa: no, guarda, non posso far entrare la polizia, però cioè, lo convince ed entra. Recupera l'orologio, nota che ci dovevano essere 9 cadaveri al posto di 8. E fa: dov'è il nonno? In quel momento arriva l'assassino che poi il custode gli spara in testa e muore. Poi lei va via, fugge via e il film finisce. Però vediamo che l'assassino non è morto ancora perché sorride. Quindi lascia questo finale aperto.
Allora, siamo già a 35 minuti. Concludendo, il film è bellissimo, a me è piaciuto, ma per come è girato, non certo per come si sviluppa la storia. Comunque lo consiglio perché ne vale proprio la pena di vederlo, è girato bene, si lascia guardare tranquillamente. Il DVD penso che si trova benissimo su Amazon, su eBay, però essendo un film raro, il DVD costa un occhio della testa, perché mi ero rotto le palle, lo volevo comprare, non riuscivo proprio a trovarlo, ho detto lo compro, però cioè, il DVD costa 16-17 euro, troppo. Quindi se lo volete vedere lo potete recuperare su Emule. Emule non è quello che era una volta, però cioè magari per le emergenze si può utilizzare. Non è ancora completamente morto. E che dire, ragazzi, mi sono prolungato un po' nella recensione, però spero che questa recensione sia venuta bene e noi ci rivediamo alla prossima. Vi ringrazio, ciao a tutti.